Eccoci qua, buon Natale, volevamo fare tanti tanti auguri per questo giorno particolare, abbiamo pensato di, scusate le voci in sottofondo, ma è proprio Natale, noi stiamo proprio mangiando, volevamo fare tanti tanti auguri e vi volevamo far vedere il nostro menù di Natale, quindi abbiamo pensato di farvi questo video e poi le ricettine, se volete vi facciamo i video, roccocò, mustaccioli, gli struffoli, tutte le ricette che voi volete. Richiedetecele nei commenti e metteteci anche un pollice in su se volete i video delle ricette. Allora, qua abbiamo preparato, tu hai preparato, vero Nancy? Io tutta la frutta secca, fichi ricoperti di cioccolato, fichi, prugne, cioccolatini vari. Ah, tutti quei cioccolatini che abbiamo fatto vedere nel vlog della spesa al supermercato. Datteri, castagne, noce, lucelle, roccocò e mustaccioli. Questi che abbiamo fatto noi, quindi se volete il video di queste ricettine... ve lo faremo nei prossimi giorni, fateci sapere e mettete un bel pollice in su. Come primo piatto abbiamo fatto questo qua, sarebbero gli spaghetti con gli scampi e di solito noi facciamo o le vongole o l'astice, stavolta per cambiare abbiamo fatto gli scampi che anche sono molto molto buoni. Qua, questo è il primo antipasto che consiste in... crostini con gamberoni, con salsa rosa e gamberoni. Ah, perfetto. E poi... uova di storico. Ah. Poi pizzette. Pizzette scarole e pizzetta a pomodoro. E questo e che... gamberi pastellati. Ah, gambero pastellato, dobbiamo fare assolutamente la ricetta, alle è vero? Mandorle, sì. Vieni qua. Se lo volete vi facciamo il video. Insalata di mare mista, frutti di mare, gamberi, calamari, tutto assieme con olio, sale, limone e prezzemolo. Mamma, ecco un'altra portata con zeppoline, queste sono con le alghe, sì. Con le alghe di mare, tutto fatto da noi. Poi ci sono qua dei polipettini fatti con un pomodoro e peperoncino. Insalata di mare e le cozze gratinate. Ecco qua, adesso il satè di frutti di mare. Quindi abbiamo le vongole, le cozze, frutti di mare misti. Poi qua ci sono i broccoli di Natale da condire, obbligatorio. Il baccalà, che poi faremo il video di come lo facciamo noi nel forno. Sono altre pizzettine perché mia zia quando le fa le cucina per un esercito. A proposito del video che vi ho fatto di come non ingrassare, noi qua andiamo proprio all'ingrasso. Questa invece è l'insalata russa che ha fatto mia madre. Mamma, come l'hai fatta vegana, eh? Se volete il video vi facciamo il video, mamma. È un'insalata russa che ha fatto russa o rossa, ma è russo o rossa? No, è rosa. È rosa, mi lo risponde pure. Mamma, ma è un'insalata russa o rossa? No, è rosa. Vabbè. Comunque vi facciamo il video perché è vegana, l'ha fatta mamma con una maionese speciale. Poi dopo ci mangiamo anche la frutta e l'ananas che adoro. Ecco qua, è il momento mio preferito. Noci, nucelle, le castagne del prete, questi che li abbiamo fatti noi, vi faremo il video. Roccocò e mustaccioli, tipici napoletani. E poi qua c'è tutta la frutta secca con questi ricoperti di cioccolata che sono buonissimi, i fichi, fichi ricoperti di cioccolata. Questo adesso faccio un bel fico ripieno, è vero? Di noci, noccioline. E poi la frutta qua. Facciamo un salutino, eh? Tutti quanti. Ciao! Ciao! Il mio cappellino. E poi dopo tutto questo, a mezzanotte, i dolci, panettone, apriamo i regali con lo champagne e anche le lenticchie con cotechino. Ah no, quelle a capodanno. Le lenticchie si mangiano a capodanno. Va bene, tutto questo per farvi gli auguri. Se volete le ricette fateci sapere e vi mandiamo un bacio grande. Buon Natale, ciao!